controllo mentale e credo. Svelato il controllo mentale, il disegno nascosto della televisione. Immaginate se il nostro programma televisivo preferito non fosse semplicemente intrattenimento, ma uno strumento progettato per controllare la nostra mente. Vi sembra inverosimile? Ripensateci. Esistono brevetti depositati, se non lo sapete, come quello che trovate sulla pagina web www.tinelli.eu sotto la voce Controllo mentale, brevetto attraverso la televisione, pubblicato il 28 gennaio 2018. Il controllo mentale attraverso la televisione potrebbe essere più di una semplice teoria del complotto. La televisione è stata ed è tuttora il punto fermo di riferimento nelle famiglie, da decenni. Infatti la frase «l'hanno detto alla televisione» viene interpretata come «è vero!». Smettete di credere questo, per favore. Sono poche le persone come me che sono nate e cresciute senza questa distrazione mentale. Infatti la televisione è entrata in casa mia solo durante il periodo dell'adolescenza. Suggerisco di gustarvi il video Baucometro, televisore, l'incantatore dell'umanità, pubblicato l'11 aprile 2021. Ma cosa succederebbe se ci fosse qualcosa di più oltre alla sola visione attraverso gli occhi? I critici sostengono che la televisione non è solo intrattenimento passivo, bensì è uno strumento attivo per manipolare i nostri pensieri. I ricercatori sostengono che i messaggi subliminali incorporati nelle trasmissioni televisive possono influenzare il nostro comportamento. Dite che non esistono messaggi subliminali? Cercate controllo mentale, la televisione, e vedete come negli anni 60, durante la chiusura delle trasmissioni televisive in America, facevano scorrere i sottotitoli dell'inno nazionale. Ma al rallentatore? No, non vi dico cosa succedeva, andate a cercare e vedete voi stessi. In quegli anni non esistevano videoregistratori per la televisione e nemmeno la moviola. Si dice che questi segnali nascosti bypassano la nostra mente conscia e vanno ad influenzare direttamente il nostro subconscio, alterando le nostre decisioni e le nostre azioni, senza che ne siamo consapevoli. Considerate come funzionano le pubblicità. Sono progettate per farci desiderare prodotti, a volte inutili. Ora estendete ulteriormente questa idea. Cosa succede se tutti i programmi televisivi fossero realizzati per modellare le nostre convinzioni, i nostri credo, la vostra politica, il nostro senso della realtà stessa? Dico la vostra politica perché io non seguo la politica. I governi e le multinazionali sono stati accusati a lungo di usare i media per influenzare l'opinione pubblica. Ma se usassero anche la televisione per riprogrammare astutamente la mente? Cercate la voce «Quali sono le società che controllano il 96% dei media in tutto il mondo?». Alcuni teorici sono dell'opinione che questa forma di controllo di massa non solo sia possibile, ma che sta già accadendo, e l'abbiamo visto negli esempi dei video che vi ho suggerito precedentemente. Non si tratta solo di ciò che si vede sullo schermo, ma nel modo in cui viene presentato. Tagli rapidi, schemi di colori specifici e persino frequenze sonore possono svolgere un ruolo per ricablare il nostro cervello. I critici sottolineano alcuni studi dove mostrano come determinati stimoli visivi e uditivi possono influenzare l'attività cerebrale. Se sapete la lingua inglese o volete tenerla allenata, cercate il libro The Indoctrinated Brain, il cervello indottrinato, di Naomi Wolf, per difendere con successo la vostra libertà mentale dall'attacco globale. Progettando attentamente i contenuti televisivi, alcune entità possono indirizzare sia i nostri pensieri che le nostre emozioni. Pensate ai reality show e ai notiziari trasmessi attraverso il televisore. Spesso presentano una determinata narrativa, una specifica svolta degli eventi, e se questo non fosse solo un pregiudizio, ma uno sforzo calcolato per modellare la percezione del pubblico? Gli scettici sostengono che queste teorie sono infondate, eppure la storia della manipolazione dei media, dai film di propaganda alla copertura giornalistica distorta, rende difficile ignorarle. La televisione potrebbe essere la prossima frontiera nelle tattiche di controllo mentale globale?
Osservate i modelli negli spettacoli più popolari. Alcuni credono che i temi ricorrenti, gli archetipi dei personaggi e le trame, non sono solo tendenze, ma strategie deliberate per modellare norme e valori sociali. E l'abbiamo vissuto e sperimentato negli ultimi 4 anni. Ci ha lasciato ancora le code prima di entrare alle poste o nelle farmacie. Messaggio per i farmacisti: che cavolo allestite gli scaffali del vostro negozio se poi le persone aspettano fuori? Fatele entrare, così possono prendere visioni di prodotti utili e magari li acquistano. Ancora più allarmante è l'idea che le trasmissioni in diretta potrebbero essere sincronizzate con determinati eventi globali o nazionali per spingere gli spettatori a reagire in modi predeterminati. Questo livello di controllo potrebbe avere implicazioni profonde. Quindi la prossima volta che vi sedete a guardare la televisione, chiedetevi: questo è solo uno spettacolo o uno strumento realizzato con cura e progettato per modellare il mio pensiero? La distinzione potrebbe essere molto più offuscata di quanto pensate. Man mano che la tecnologia avanza, aumenta il potenziale per le sofisticate tecniche di controllo mentale. Quindi, il televisore nel vostro soggiorno potrebbe essere più di una semplice fonte di intrattenimento? È una domanda che vale la pena considerare. Alla fine, se credete o meno nel controllo mentale attraverso la televisione, una cosa è chiara: questo apparecchio ha una potente influenza sui nostri pensieri e sui nostri comportamenti. La verità potrebbe essere più sconosciuta e più inquietante della fiction, ma una volta che scoprite la verità che la Terra non è un globo, il vostro cuore accende le vostre intuizioni e tutte le altre menzogne create dall'uomo cadono come birilli. Nel libro Il secolare nuovo ordine del male sono elencati i credo a cui siete aggrappati per paura, ma fin tanto non ve ne sbarazzate, continuerete a chiedere agli altri di liberarvi dal male. Nessuno viene a liberarvi, perché siete già liberi, ma continuate tenacemente a rimanere incatenati da soli ai vostri credo. Un saluto!